mia ginocchia per un passo dove. Oh mio, aiuto, sto male. Ho preso un colpo di luna, aiuto! Il dottore mi ha detto che devo scrivere tutto quello che mi passa dalla mente. Fu durante un viaggio astrale sull'asteroide Eros 433 che trovai quell'incredibile fungo alieno. Il suo odore afrodisiaco mi stregò e lo portai con me sulla terra. E la rete vedi che si trattava di un potentissimo allucinogeno non ancora testato. Nostradamus e fratello Rino avevano previsto la sua apparizione sulla terra nell'anno 2008. Il nome scientifico è Pertemona Putis, ovvero peccatissima gnocca escatologica. La punta di questo fungo sciolto in mezzo al bicchiere d'acqua materializza ogni intimo desiderio, ogni recondito impulso sessuale, ogni bieco pensiero porno grafico. In una sorta di infantilismo video musicale, scorro visioni di porno star in Italia che cantano antiche minanate del Settecento. Sequenze incontrollate culi in aria, culi in corsa, complessi biblici, copulazioni acrobatiche in caduta libera sul materasso, cori di orgasmi al festival di